Non fanno pace con il passato, figuriamoci con se stessi. Certi progressisti vengono fermati negli anni 70 e lo si capisce dalle parole con cui si rivolgono all'attuale governo. Parlano onda nera, di poste e saluti romani, rispolverando un armamentario ideologico da tutto ciò che è proiettato all'indietro. Intanto l'attualità impone altre urgenze. Anche preparando un racconto parziale IA in senso unico. L'esame pubblicato da Gad Lerner sulle pagine odierne del quotidiano sembra rientrare in questo caso. MSI, l'esame partigiano di Lerner nel suo articolo, l'ex conduttore TV è andato in un excursus tra ex missini, estremismi e fiori neri. Il tentativo dialettico è stato, ancora una volta, quello di tirare per la giacca Giorgia Meloni rispetto a una storia politica che la sinistra vorrebbe riscrivere a modo suo. Lerner, in particolare, è partito dalle parole del leader Fratelli d'Italia, nei mesi scorsi aveva definito il MSI un partito aveva il ruolo traghettare verso la democrazia milioni italiani ne erano usciti sconfitti dalla, punto e ancora, un movimento, ha svolto un ruolo molto importante nella lotta alla violenza politica, al terrorismo ha avuto la responsabilità accompagnare persone altrimenti avrebbero fatto scelte diverse, punto tutto condivisibile. Inoltre, il partito di Almirante ha partecipato anche all'elezione dei presidenti della Repubblica, anche nello spettacolo democratico. Ma a Gad Lerner, ancora oggi, questo non basta. Questa benevola definizione virtuoso missino traghettatore di postfascisti verso l'approdo su una destra democratica si scontra con troppe circostanze fatto, scriveva il giornalista, ricordando ad esempio quando alcuni missini lodavano i colonnelli in Grecia. Sapete cosa scoprirono? Lo stesso Maurizio Gasparri, allora militante missino, aveva spiegato e contestualizzato senza fatica quegli slogan come questo noi non odiavamo la democrazia. Ci sembrava che quelle dittature fossero una risposta estrema, ma necessaria, all'avanzata del comunismo nel mondo. So che sembra una follia, ma poi c'erano regimi militari, paramilitari o neofascisti in Turchia, Grecia, Portogallo, Spagna, dove Franco era ancora vivo. Leggere il passato con gli occhi del presente è sempre un errore e in questo senso anche la predicazione di Lerner viene dal pulpito sbagliato. Gli anni di lotta continua. L'ex conduttore televisivo era infatti militante di lotta continua, un'articolata realtà che conosceva da vicino i rischi delle derive estremiste di sinistra. Inoltre, molti sfuggiti a quel movimento passarono addirittura al terrorismo rosso. Non senza rischi e accuse di tradimento per evitare che altre centinaia di giovani intraprendano la strada della lotta armata, ha scritto sul Fatto Lerner, invocando una severità nell'analisi della vicenda. Peccato che il giornalista sia particolarmente severo con la storia degli altri e sembrano più indulgenti con quella altrettanto complessa della sinistra. Giorgia Meloni non era ancora nata, ma questa